Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Buonasera a tutti, è per me una gioia essere qui in mezzo a voi questa sera per trascorrere qualche ora di preghiera. Inizieremo questa preghiera con il Santo Rosario, affideremo alla Beata Vergine Maria tutte le intenzioni che abbiamo nei nostri cuori e poi continueremo con la Santa Messa, dove il cuore di Cristo diffonderà su di noi, sulla Chiesa, sull'intera umanità, tantissime grazie spirituali e materiali. Poi ci sarà l'adorazione e li pregheremo per la liberazione e per la guarigione. Quindi mettete tutte le intenzioni che volete, la messa che io celebro questa sera è secondo le vostre intenzioni. Quindi ciascuno di voi può mettere sulla catena e nel calice la sua intenzione e sarà proprio per quell'intenzione, per tutte le nostre intenzioni. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Mistero doloroso contempliamo Gesù nell'agonia nel Getsemani. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e li portò in un luogo in disparte e disse loro: restate qui, vegliate e pregate per non entrare in tentazione, perché la carne, lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E allontanatosi quanto un tiro di sasso, cominciò a provare tristezza e angoscia, e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadono a terra, e pregava intensamente dicendo: Padre mio, se possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Padre Santo, aiutaci a fare la volontà del Figlio tuo con l'intercessione di Maria Santissima, anche quando questa diventa difficile. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro Padre e rimetti a noi i nostri debiti, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato un momento. Perdona le nostre colpe, preservaci sul fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le nostre cose. Maria, regina della pace e della famiglia, prega per noi. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo Gesù flagellato alla folla. Pilato presentò Gesù alla folla e disse: chi volete che vi rilasci libero? Barabba o Gesù detto di Cristo? Tutti urlavano: dacci libero Barabba. E Pilato disse: che farò dunque di Gesù? Ed essi urlavano: sia crocifisso. E Pilato rispose: ma che male ha fatto? Io non trovo in lui nessuna colpa. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Ma essi gridavano ancora più forte: sia crocifisso, sia crocifisso. Pilato consegnò Gesù ai soldati affinché lo flagellasse. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
vengono flagellato, i soldati intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Poi gli misero addosso un manto scarlatto con una canna nella destra. E inginocchiandosi davanti lo deridevano: "Salve, re dei giudei". Altri gli sputavano addosso, altri gli davano schiaffi e dicevano: "Indovina, Cristo, chi ti ha percosso?". Poi gli tolsero di mano la canna e con questa lo percotevano sulla testa. E Gesù, trattato come un re da nulla, taceva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù caricato della croce che sale al Padre.
Sulla via del Calvario c'erano molte donne che piangevano e facevano lamenti su di lui. Ma egli, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, chi avverrà del legno secco? Questa decina, in modo particolare, Signore Gesù, vogliamo pregarti per i giovani che sono così disorientati e che vanno lontani dal tuo cuore, affinché il pianto, le sofferenze e tante madri possono essere gradite al tuo cuore e così la tua divina misericordia ti riconduca sulla via della salvezza. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e mi amo. Mi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non mi amano. Maria Regina della Pace, prega per noi del mondo intero. Il quinto mistero doloroso. Contempliamo Gesù crocifisso che muore per noi. Giunti sul Golgota, là lo crocifissero. Dall'alto della croce Gesù diceva: Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno. Poi, vedendo ai piedi della croce sua madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Figlio, ecco tua madre». E da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Poi gridò a gran voce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E ancora: «Padre, nelle tue mani consento il mio spirito». Ed emesso un alto grido, spirò. Questa vicina, Signore Gesù, in modo particolare i moribondi di questo giorno, i moribondi che sono soli negli ospedali, i poveri che sono stati abbandonati, coloro che non credono e che guardano il cielo sopra di sé e si pongono l'interrogativo se tu esisti veramente, tutti coloro che si avviano verso il termine di questa esistenza terrena, i malati terminali, i malati inguaribili. Ti affidiamo tutti, Signore Gesù, alla tua divina morte, affinché per mezzo della tua infinita misericordia tu li possa illuminare, consolare, convertire, guarire nel loro cuore e infine salvare per l'eternità. Ci vorrebbe l'azione, la libera cella.
pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Modello di santità, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di gloria, prega per noi. Capolavoro di carità, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Gloria della stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di grazia, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca della nuova alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Santo degli inferni, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei testimoni della fede, prega per noi. Regina dei vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Cuore immacolato di Maria, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudisci, o Signore. Agnello di Dio, che togli per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni del nostro Cristo. Preghiamo. Infondi nelle nostre menti e nei nostri cuori la tua grazia, o Dio. Tu che l'annunzio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, fai che per opera della sua passione, morte e gloriosa risurrezione possiamo giungere la gioia della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per il Papa, per l'acquisto delle sante indulgenze e per le anime del mondo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, orecchio, governa me, che ti fui affidata dalla vita celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, e spegne la luce perpetua, riposo di pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le insidie e la malvagità del demonio. Sii il nostro aiuto. Te lo chiediamo, semplice, che il Signore lo comandi
e tu, principe della milizia celeste, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Confesso a Dio di Dio, nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di rivestirci delle virtù e dei sentimenti del cuore di Cristo tuo Figlio, perché trasformati a sua immagine diventiamo partecipi della redenzione eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Sei il mio rifugio, Signore. Sei il mio rifugio, Signore. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tu sei il mio rifugio, Signore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto:
Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestava una vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dal terrazzo. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella gente. Sì, ve lo dico, temete il costume. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi, grazie per questa bella assemblea di questa sera, che è un segno di speranza. Vuol dire che la fede non si è spenta del tutto nel cuore dell'uomo. Vuol dire che c'è ancora chi crede nel Signore Gesù, che spera la sua misericordia, che attende la sua salvezza e la gloriosa visione del suo regno. Noi siamo qui perché abbiamo creduto a quella parola che abbiamo ascoltato. Voi valete più di molti passeri, non abbiate paura. Il Padre vi ama, Dio vi è vicino, Dio conosce la vostra esistenza. Allora noi guardiamo a Cristo e abbiamo questa bella croce dinanzi a noi, proprio perché sappiamo che non dobbiamo temere colui che ci ama. Mentre al contrario, chi compie il male, allora sì, lui deve temere Dio, perché chi compie il male va incontro al giudizio. Nel Vangelo Gesù ci ha parlato dell'ipocrisia, ci ha detto di tenerci lontani dal lievito dell'ipocrisia. L'ipocrisia che cos'è? Dire una cosa e vivere invece il buon contrario. Manifestare esternamente di credere e poi nel proprio cuore avere sentimenti diversi da quelli che sono i sentimenti del Figlio di Dio, i sentimenti che Dio vuole che noi abbiamo nel cuore. Quindi noi dobbiamo guardarci da questo lievito dell'ipocrisia come dal diavolo stesso, e Gesù stesso si è scagliato contro gli ipocriti. Dunque gli ipocriti non hanno il pensiero di Dio, ma strumentalizzano Dio. Si servono di Dio, nel tempo di Gesù, gli scribi, i farisei, i sadducei, coloro che detenevano il potere religioso, si servivano di Dio per i loro fini, per avere gloria, per acquistare denaro, per avere successo, ma non per trasmettere al popolo l'amore di Dio. Noi invece vogliamo avere nel cuore il vero amore verso Dio, che ci indica una via difficile, una via alcune volte che può essere anche disseminata di sfide, di difficoltà, ma sappiamo che su questa strada noi incontreremo colui che ci chiama a seguire, Gesù, il Cristo che percorre le vie del
calvario dell'intera umanità e che dalla lenta della croce, con le braccia aperte, manifesta l'amore misericordioso verso l'intera umanità. E da quel cuore squarciato discendono questi due raggi che ancora oggi si effondono e si effonderanno fino alla fine del mondo attraverso il mistero dell'Eucaristia che tra un po' adoreremo e tra qualche istante consacreremo. Gesù, il Figlio di Dio, verrà in mezzo a noi e lui ci darà queste parole dolcissime, straordinarie, ma anche forti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo è il calice del mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. E noi sappiamo che da questo corpo, da questo calice, potremo attingere una sovrabbondanza di grazia, di misericordia, di luce, di pace, di amore. Gesù sarà qui in mezzo a noi, come già lo è spiritualmente, ma poi lo sarà sacramentalmente, cioè realmente nel suo corpo e nel suo sangue. E ci nutrirà della sua presenza, della sua vita, della sua stessa esistenza, affinché la nostra vita possa essere colma della sua presenza, della sua vita, della sua esistenza. Oggi invece c'è una grande ipocrisia. Forse si celebra il mistero, ma non si crede in quello che si celebra. Noi dobbiamo credere, perché è la fede che ci giustifica, non le opere. Chi crederà sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Le parole di Gesù sul monte dell'Ascensione. E la fede che ci mette nel mistero, le opere, diventano la fortificazione necessaria della fede che abbiamo nel nostro cuore. Perché se crederai con il tuo cuore e proclamerai con la tua bocca che Gesù è il Signore, sarai salvo. Allora noi dobbiamo veramente questa sera adorare profondamente il Signore Gesù e riparare tanti oltraggi, tanti sacrilegi, tante indifferenze, tante irriverenze che lui riceve nel suo santissimo corpo e sangue, e offrire al Padre Celeste, a colui che ci ha dato il Figlio benedetto, lo stesso Figlio di Dio, l'olocausto gradito. Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale ho posto il mio compiacimento, non c'è nessun altro. Non c'è altro uomo religioso, politico, di cultura, di opere sociali, che possa essere gradito al Padre come è gradito il Figlio unigenito. Perché l'unigenito Figlio di Dio è perfettamente, sempre in conformità alla volontà del Padre e in piena comunione con lui. E noi nella Santa Messa possiamo offrire unitamente al sacrificio del Figlio di Dio, il sacrificio della nostra vita. Allora sì che la nostra vita diventa gradita, perché guardando a noi, in noi, il Padre vedrà il Figlio suo e dirà: questi sono i miei figli prediletti, in essi ho posto il mio compiacimento. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare l'unigenito. Dunque il Padre ci ha amati di un amore infinito e noi dobbiamo rispondere a questo amore del Padre per mezzo del Figlio e nella grazia dello Spirito Santo, cioè alla luce di tutta la Santissima Trinità, con tutta la nostra esistenza, secondo quello che è il primo e il più grande dei comandamenti: amerai il Signore tuo Dio con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutto te stesso, perché Dio è degno di essere amato con tutta l'esistenza dell'essere umano, perché ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Quante belle testimonianze che abbiamo ascoltato, specialmente a Medjugorje, quelle che facciamo questo pellegrinaggio, e
persone che avevano smarrito Gesù, che avevano perso e che poi l'hanno ritrovata e hanno trovato il senso dell'esistenza e che pieni di gioia poi hanno cominciato a testimoniare gli altri con la parola e con la vita. In questi giorni una bella testimonianza di un ragazzo che ha sbagliato nella vita, ha sbagliato, come si può sbagliare, ma venendo a Međugorje ha ritrovato Dio, ha ritrovato la presenza di Maria come madre. È pieno di gioia, adesso lo testimonia a tutti, però tra qualche giorno dovranno andare in carcere perché ha sbagliato e quindi è giusto che paghi il suo debito nei riguardi della società in cui espiazione. E lui ha detto: io ho sbagliato, pagherò il mio debito, ma andrà in carcere con la presenza nuova, non più da solo. Nel carcere porterà con sé Gesù e Maria. Quella luce che ha nel cuore, se non la farà spegnere, potrà illuminare tante altre persone, tanti altri carcerati che sono nella tenebra. Ecco allora, quando si incontra Dio non ci fa paura più né niente, né la sofferenza, né la vita con le sue difficoltà, né la morte. Non abbiate paura, non temete neanche coloro che possono uccidere il vostro corpo. Temete piuttosto colui che ha il potere, dopo aver ucciso, di mandare la vostra vita nella Geenna. E questo lo dico appunto per coloro che sono ribelli a Dio, per coloro che si fanno superiori a Dio, per coloro che ipocritamente si servono di Dio per i loro fini. Ecco, noi siamo qui invece carissimi perché abbiamo scoperto l'amore di Dio nella nostra vita, però anche perché vogliamo continuare a scoprirlo, ad approfondirlo, perché l'amore di Dio ci riempie il cuore, ci illumina la mente, ci consola, ci dà forza. L'amore di Dio è tutto. Se non abbiamo l'amore di Dio siamo vuoti. Non serve niente guadagnare il mondo intero, perché tutto quello che noi guadagneremo in questo mondo lo lasceremo. Mentre l'amore di Dio lo porteremo con noi per l'eternità. Vogliamo chiedere questa sera anche alla Beata Vergine Maria, che abbiamo pregato con la bellissima preghiera del Santo Rosario, di intercedere potentemente presso il cuore di Cristo suo Figlio, presso il cuore squarciato di Gesù, affinché questa sera qui, in mezzo a noi, la Divina Misericordia si possa riversare in sovrabbondanza, possa farci sentire ancora più profondamente la sua presenza, possa operare attualmente grazie spirituali e materiali, possa liberarci dalla presenza del male, possa risanarci nell'anima e nel corpo, possa riunificare le nostre famiglie, perché noi siamo qui a chiedere a Gesù: tu sei il nostro medico, tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Dio. Non abbiamo altro, Signore Gesù. A chi ci rivolgeremo? Solo tu hai parole di speranza, solo tu hai parole di vita eterna, solo tu, Signore Gesù. Grazie, Signore, per tutte le parole che ci hai rivolto nel Vangelo e per quello che questa sera vorrai operare qui in mezzo a noi. Grazie per averci chiamati con quel dolcissimo richiamo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi ristorerò. Gloria e lode a te, oh Gesù. Gloria e lode a te, oh Maria. Aiutateci, Gesù e Maria, a rimanere nelle vostre vie, a camminare nei vostri sentieri, ad avere nel cuore i vostri sentimenti, nella mente la vostra luce, la vita, la vostra grazia e la vostra speranza. Per noi, le nostre famiglie, la Chiesa e per l'intero.
salvezza non è il frutto del nostro sforzo, ma il dono gratuito dell'incondizionato amore di Dio. Resi forti da questo amore, rivolgiamogli ora la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore, nostra salvezza. Ascoltaci, Signore, nostra salvezza. Dio Padre, che hai inviato nel mondo tuo Figlio Gesù per realizzare il tuo disegno di salvezza, aiutaci a comprendere sempre più profondamente il mistero della sua morte, perché possiamo partecipare alla sua gloriosa risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Come
ci hai amati con immenso amore, fino a dare per noi il tuo unico figlio. Fai che nella perfetta unione con lui possiamo presentarti un'offerta degna della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con te. Innalzato sulla croce nel suo amore senza limiti, donò la vita per noi e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Egli offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e arrese le grazie. Lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto.
lo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sociale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il Papa Francesco, il Papa Emerito Benedetto XVI, il Vescovo di questa diocesi, e tutto l'ordine è sacerdote. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, gli Apostoli, i nostri santi protettori, San Giorgio Martire, San Michele Arcangelo e tutti i santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sulle vie del mondo insieme con noi. Dacci questo spazio.
questo spirito e con questi sentimenti, diciamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome.
credo, adoro, spero e ti amo. E domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Al sacramento del tuo amore, o Padre, ci renda conformi a Cristo sulla terra per condividere la sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tra un po' continueremo con l'adorazione eucaristica, un prolungamento dell'adorazione della Santa Messa. E desidero però, alla fine di questa Santa Messa, ringraziare gli organizzatori della manifestazione, cioè l'associazione L'Emanuele, fondata da Emanuele e Angela, e poi anche il parroco Don Carlo di questa parrocchia di San Giorgio Martire in Torino, per l'accoglienza e per la squisita cordialità che ha avuto nei miei riguardi, nei riguardi di tutti noi, per accoglierci nella sua parrocchia. Adesso vi do di cuore la benedizione di San Giorgio Martire. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi confermi e vi renda forti e santi nella fede. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, benediciamo il Signore.